accoglienza, ospitalità e preghiera. Questo è ciò che i pellegrini trovano negli ostelli gestiti dai frati francescani. Situati molto vicino ai luoghi santi, rappresentano un'ottima sistemazione per molti visitatori. Casanova, la casa per i pellegrini. La Casanova è il posto preferito per tutti i pellegrini che vengono a visitare la Terra Santa e i luoghi santi. Abbiamo Gerusalemme, Betlemme, Nazareth, Tiberiade, Tabor, Ain Kerem, tutte queste Casanove per i pellegrini che vengono qua. Buona struttura di accoglienza, camere con bagno, ristoranti. La struttura del Casanova di Nazareth, così come tutte le altre, ha sempre offerto servizi di qualità ai pellegrini. Dopo l'11 marzo, a causa della pandemia, si è completamente svuotata. Quello che significa che non ci sono state entrate a livello di denaro per la Casanova, né per le opere della custodia, né per sostenere i santuari, ma soprattutto non ci sono state più entrate per i lavoratori di Casanova. La Casanova di Betlemme è stata visitata in passato anche dai papi. Ora, senza i turisti, anche questo luogo è vuoto. Quest'anno dovevano venire tantissima gente. Avevamo tutti i mesi overbooking. Cercavamo anche di dare agli altri alberghi delle persone, così potevano tutti lavorare a Betlemme. Però purtroppo a marzo abbiamo dovuto chiudere per via del coronavirus e fino adesso la casa è chiusa, non abbiamo lavorato per niente. Per questo ci troviamo in difficoltà, perché queste tutte le offerte che venivano dal Venerdì Santo e ci aiutavano molto per appoggiare tutti i cristiani di Terra Santa, tutte le Casanove. La colletta Pro Terra Santa contribuisce al mantenimento degli ostelli per pellegrini gestiti dai frati francescani, come questo vicino al santuario dove è nato Giovanni Battista. È una delle più piccole Casanove tra quelle che oggi funzionano, con 30 camere più il posto dove ci troviamo adesso. Un'altra struttura che abbiamo rinnovato nel 2015, e qui vengono o venivano prima della pandemia i pellegrini che si fermavano solo a pranzo. La colletta di Terra Santa serve per questi bisogni, serve anche in qualche modo per le case nuove, per proteggere i nostri impiegati, per proteggere la struttura in se stessa, perché è chiaro che la struttura non può essere abbandonata, deve essere mantenuta, deve essere ogni giorno pulita e via dicendo, questa ordinaria manutenzione che dobbiamo sempre fare. Francescani, operai e pellegrini, a causa della pandemia si sono trovati di fronte ad una nuova e triste realtà. La casa è vuota, in attesa di tempi migliori.